Una saetta gialla dritta nel cuore di Tavuglia. Un segno distintivo da rockstar a dipingere il volto di Valentino Rossi alle porte della sua città. Il murale dipinto sulla facciata di un edificio a fianco delle scuole medie Giovanni Pascoli è solamente il primo di tanti regali che l'amministrazione comunale ha in cantiere per i fan del 46. Taglio del nastro avvenuto ieri pomeriggio sotto gli occhi increduli dello stesso dottore, entusiasta di questo primo passo verso un museo a cielo aperto che porta il suo nome. Una celebrazione per la sua straordinaria carriera, completata e onorata dallo street artist palermitano Andrea Buglisi, che questa mattina si trovava ancora sul posto a contemplare quanto realizzato. Col suo carisma, con il suo essere, come dire, comunicativo, è andato ben oltre la figura dello sportivo, motivo per cui ho voluto raffigurarlo proprio come una rockstar. Per questo motivo qui, perché appunto è genio ribelle e tutto il resto, per cui ho dato una mia, diciamo, visione al personaggio distante anche da quella comune. Infatti non ho rappresentato nessuno degli attributi tipici del motociclista, non c'è il casco, non c'è la tuta, non c'è la motocicletta, ma mi interessava la sua figura appunto magnetica e comunicativa che ha portato poi tantissima gente al motociclismo, così come una rockstar porta gente ai suoi concerti. Genio ribelle e sregolatezza, ma anche genuinità e intelletto. Un percorso alla luce del sole reso possibile dall'associazione Wallaby Urban Art e dall'amministrazione comunale di Tavuglia, che venerdì 19 maggio proseguirà questa venerazione a Rossi e ai suoi 25 anni di carriera con la consegna delle chiavi della città. Un appuntamento a metà strada tra il primo taglio del nastro di ieri e il prossimo passo che verrà fatto sempre nel segno del 46. L'idea è quella di costruire un percorso, di realizzare un percorso che passi attraverso tutti i luoghi, le strade percorse dal campione del mondo Valentino Rossi, e non però diciamo, con opere banali. Ci piacerebbe fare, mettere insieme una serie di opere costruite, pensate, ideate da artisti di diverse tipologie di arte. Dovrebbe essere più o meno durante l'estate, perché il prossimo si tratta di una scultura, in particolare con un mosaico, e quindi ci vuole più tempo, e dovrebbe essere, diciamo, durante l'estate, nel pieno dell'estate.